Partiamo purtroppo, diciamo così, dal gol dell'1-0, sei stato sfortunato protagonista con quella deviazione. Sì, nel primo gol è stata quella sfortunata deviazione di testa, che inizialmente pensavo anche di averla spizzata in modo giusto, poi sfortunatamente appunto è entrata in gol e vabbè, diciamo una sofferenza che poi abbiamo colmato col gol, però non è servito e dobbiamo fare molto di più. Come sta intanto? Perché hai stretto i denti, ha detto poco fa il tecnico Zauri, quanto acqua, insomma, non era al 100%? No, io sono stato fermo praticamente tutta la settimana e mi sono curato tra terapie e antidolorifici e altro. E poi io, per la squadra si fa questo ed altro, quindi si è pronto a tutto e bisogna sicuramente lavorare molto di più e migliorare sempre, perché una partita come oggi abbiamo interpretata secondo me non nel modo giusto, quindi c'è molto da lavorare ancora. Chiedo una cosa, ti chiedo, in occasione, parliamo del secondo tempo, pronti via il colpo di testa di Giannetti, voi eravate un po' troppo fermi, in occasione del gol del 2-1, stesso Yalov ha fatto un po' quello che voleva, c'è da crescere un po'? Sì, sicuramente c'è da crescere tutto e tutti e appunto impegnarsi in settimana e poi raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi, ossia migliorare tutto il reparto di squadra sia sopra che sotto e cercare di sviluppare il gioco come vogliamo noi.